Il campionato è stato benevolo, ancora una volta ha teso la Roma, nonostante i suoi tanti errori, molti dei quali imperdonabili. Non si parla di scudetto ai noi, visto che Napoli e Juventus, frecce imbelvite ed imprendibili, viaggiano a 300 all'ora. No, il primo posto non è affar nostro, nemmeno quest'anno, ma il podio è lì, a portata di mano, distante soli 4 punti. Fiorentina e Inter stanno rallentando, hanno abbandonato le prime due e ora sono a un tiro di schioppo. Certo è che non può bastare un 3-1 interno al Frosinone per riacquisire totalmente fiducia, poiché sono tanti, forse troppi, i difetti ancora insiti in questa Roma. Però c'è Spalletti, una persona lucida e motivata che sa come trasmettere stimoli. Il tecnico di Certaldo sta lavorando anche e soprattutto in proiezione futura, provando e sperimentando, ma sa che le ambizioni romaniste necessitano di un piazzamento europeo, possibilmente di alto rango, perché quella musichetta, al di là del doppio scontro ormai non troppo lontano con Real Madrid, vorremmo continuare a sentirla anche il prossimo anno. Detto questo, bisogna passare ai fatti. Il Sassuolo, ora come ora, è forse l'esame ideale, la partita che ci dirà davvero se questa Roma ha imboccato o meno il viale della guarigione. Il Mapei Stadium quest'anno ha visto cadere Juventus e Napoli, quindi occhio, anche se i neroverdi dell'ex Eusebio Di Francesco stanno vivendo una fase di fisiologico calo. Due soli punti nelle ultime quattro gare, la vittoria interna manca agli emiliani addirittura dall'8 novembre, 1-0 al Carpi. È bene comunque non fidarsi, perché il Sassuolo si esalta con le grandi e soprattutto Eusebio vuole battere la Roma, cosa che fin qui in carriera non gli è mai riuscita. Quattro 3-3, stile zemaniano, con qualche accorgimento in più, una base ormai consolidata che da anni produce risultati. Il Sassuolo è squadra riconoscibile, poiché il gruppo storico è stabile da diverse stagioni. Davanti al portiere Consigli, che qualche regalo in passato alla Roma l'ha fatto, dovrebbe ritrovar posto la coppia difensiva titolare composta da Cannavaro e Acerbi, ossia forza atletica, abilità aerea e tanta esperienza. A destra c'è la Freccia, Scim Versalico, indiscutibilmente fra i tre terzini destri migliori del campionato. A sinistra ci sarà Peluso, dopo il turno di riposo a Bergamo, giocatore più di copertura rispetto al croato. Davanti alla difesa spazio allo storico capitano Magnanelli, supportato ai lati da Pellegrini, che debuttò in Serie A il 22 marzo 2015 a Cesena, proprio con la maglia della Roma, e dal ghanese Duncan, che ha ritrovato il posto in squadra dopo qualche settimana trascorsa in naftalina. Pesa in non poco l'assenza per infortunio di Missiroli, giocatore di sostanza e qualità, ritenuto preziosissimo dal mister. Davanti Berardi e Sansone supporteranno l'azione di Falcinelli, giovane e interessantissimo centravanti perugino, con l'ex Avellino Trotta pronto a subentrare, così come De Frel e Politano, i due goleador del 2-2 dell'andata. Per la Roma formazione quasi obbligata, viste le tante assenze. Non ci sarà nemmeno Dzeko, attaccante in profonda crisi che avrebbe disperatamente bisogno di buttarla dentro per archiviare frustrazioni e cattivi pensieri. Spalletti riproporrà i quattro in difesa, sperando e confidando nelle condizioni di Maicon, che partirà titolare a destra. Al centro ci saranno Rudiger e De Rossi, vista l'indisponibilità per squalifica di Manolas. A sinistra conferma per Zukanovic, con Pjanic e play basso. L'unico dubbio tra Wenger e Keita, col primo favorito. Salana, Ngolan e Stefan El Shaarawy supporteranno il baby Sadik, viste anche le non perfette condizioni di Francesco Totti, sofferente per un dolore al gluteo, rabbia, voglia e determinazione. Questo chiede l'agente romanista ai ragazzi che stasera andranno in campo. Con un pizzico di fortuna ci siamo rimessi in gioco, vietato da parte della Roma spegnere di nuovo le speranze di un popolo intero.